caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. E si comincia. Il Barcellona arriva a questa partita dopo la vittoria in casa dell'andata. L'appoggia sulla fascia. Benzema. E trova il compagno. Llorente. Cercano un modo per far breccia nella difesa. Tenta la conclusione. E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Si libera la grande. Può tentare la conclusione. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ecco il corner. Tocco preciso. Dembélé! Altra chance e c'è il gol del Barcellona. Era al posto giusto, al momento giusto. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Marcelo. Daniel Carvajal. Il suo pallone è morbido. Daniel Carvajal ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. C'è Messi. Cerca il numero. Riceve il passaggio. Dembélé, attenzione al tiro. Hanno trovato il gol. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco.
Benzema, ottima pressione la sua, palla recuperata, gioca con un pallone lungo. Locatelli si rivincola e conquista la palla. Ottengono un tiro dalla bandierina. Riceve un pallone. Benzema! Prova a verticalizzare. Ecco Martial. Cerca un compagno. Occasione per il contropiede. Elegante. Cerca il tiro. E c'è ancora un gol! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Messi ha realizzato due gol in questa competizione. Llorente. Gabriel. Locatelli. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Ecco il tiro. E il primo tempo finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Palla giocata alta sulla fascia. Mangioni. Un passaggio deleterio. Mangioni. Ecco Dembélé. Benzema. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Fabio, un fallo totalmente inutile e, mi pare, totalmente volontario. Rafael Varane. Si riparte con un fallo laterale. Martial. Messi. C'è spazio. Prova la conclusione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Benzema. Palla larga in profondità. E passa. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. La sensazione è quella dell'infortunio. Mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Il Barcellona ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Morata dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria.
al tiro. E il pipì da Higuain, una giocata grandissima. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. C'è spazio, occhio! Occasione! Llorente. Lungo passaggio in avanti. Arriva Higuain. Allarga sulla fascia. Qui può partire il contropiede. Martial. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone in aria. Marcelo, scodella in avanti. Cerca spazio. Ottimo pallone in profondità. E adesso deve ipnotizzare. Occhio al tiro. Occasione sprecata. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Daniel Carvajal legge bene l'azione, blocca il pallone. Se ne va. Ci prova. Il pallone è dentro. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Llorente, Locatelli, Higuain, provano a partire in velocità, Navas, e riesce a si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero, una grande impresa, la gioia del tecnico, inizio dell'anno.